Uè, bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale mi intrufolo nelle comunità più assurde e strampalate del magico mondo di internet per imparare a conoscerle meglio e per scoprire i loro più torbidi segreti. Tempo addietro vi domandai sul mio canale, cui a proposito vi invito ad iscrivervi per non perdervi i prossimi video, quale argomento avreste voluto approfondire e, come vedete, ha vinto la religione. Come potevo quindi esimermi dall'accontentarvi, o miei birichini aspiranti a bruciare per l'eternità nelle fiamme del demonio? Conosciamo meglio i fan di Benedetto XVI. Magnus, ma i fan di Benedetto XVI non sono tutti uguali. Lo so, mio piccolo difensore delle comunità di maggioranza che non hanno bisogno di essere difese, ma nella mia serie io vado ad esplorare le community più estremiste, quelle che ci farebbe tanto comodo ignorare e mettere sotto il tappeto anche se esistono. Non posso farne a meno. Che mi crediate o no, ero all'oscuro della fanbase che si è sviluppata negli ultimi anni attorno al Papa Emerito Joseph Ratzinger. Almeno finché uno di voi non me l'ha fatta conoscere. No, ma grazie, eh. Grazie. In pratica, negli ultimi anni sono sorti molti gruppi che contano anche migliaia di iscritti su Telegram, Facebook, forum, perché sì, nel 2021 esistono ancora i forum, oppure sulle piattaforme complottiste come Sfero o come Rumble, gruppi di ultracattolici che però non sono proprio dediti alla religione e alla carità cristiana, quanto invece alla condivisione di notizie complottiste, alla condivisione di informazioni e argomentazioni ultraconservatrici, all'odio verso Papa Francesco e all'idolatria verso Benedetto XVI. Dunque, qual è il mood che si respira in questi gruppi? Allora, in pratica, Papa Ratzinger è stato costretto con la forza a lasciare il papato. Il Papa è in segregazione, come ci si può illudere? Papa Benedetto XVI è al corrente del piano del New World Order, nuovo ordine mondiale, è rimasto in vita proprio perché ha fatto credere di arrendersi. Forse ha pregato, prega qualcuno prima di morire, lo vada a liberare, ma viviamo nel mondo del menefreghismo, egoismo, opportunismo dei voltagabbana pronti a salire sempre sui carri vincenti e disposti ad abbandonare i giusti, i leali, i corretti, facendo patti con il demonio per i propri presunti interessi personali. Mi sta già esplodendo la testa. Questi gruppi sono quindi quelli popolati dai cattolici non corrotti, i cattolici non contaminati dalla falsa chiesa di Bergoglio, quelli che resistono con lei, con Benedetto. Come potrete immaginare, quindi, essendo tutti gli altri malvagi e comandati dalle forze oscure, non è che ci sia molto spazio per il dialogo. Da questo momento, tolleranza zero verso i bergogliani. Anche mezzo commento a favore di Bergoglio comporta l'espulsione. Avviso ai bergogliani nascosti nel gruppo. Uscite volontariamente, tanto dai vostri commenti uno alla volta vi riconosciamo e vi silenziamo o vi allontaniamo. Uscite con le mani in alto, giunte in segno di preghiera. Comunque dai, c'è ancora qualcuno di caritatevole. Ma dai, poveri miserabili, lasciamoli al loro delirio, pure questa è carità cristiana. È che non è colpa loro, è che c'è proprio una guerra in corso. Mi chiedevo se fosse possibile organizzare un'udienza con Papa Ratzinger. Non credo sia possibile, perché è impedito. Ho provato inutilmente a inviargli un'email al suo indirizzo ufficiale. A ratzdegan27@libero.it proprio. Non credo sia possibile. È realmente prigioniero. Devo cominciare a usarla anch'io come scusa. No, fratm, scusa, non posso uscire stasera, sono prigioniero di Papa Francesco. Dunque, come descrivere il credo di questo gruppo? È una religione un po' violenta, che per certi versi vive il cattolicesimo come fossimo ancora fermi alle crociate. Decisamente non sono aperti al dialogo o alla comprensione del diverso e sono decisamente, ma decisamente radicalizzati. Non so perché, ma io a casa di questo qui me la immagino col copricesso ricamato coi pizzi e merletti. Comunque, non pensiate che si tratti di gruppi di ignorantotti disorganizzati che sono capitati lì per caso. Questo che scrive queste belle paroline forbite è uno scrittore e giornalista.
ovviamente di Libero. E posso garantirvi che i discorsi che si fanno e la proprietà di linguaggio che si usa in questi gruppi è tutt'altro che da complottista medio. È gente che ha studiato. Penso. Dunque, vi ho parlato della fanbase. Ma chi sono i loro acerrimi nemici? Almeno quelli che loro ritengono i loro acerrimi nemici. Non so se sia reciproca la cosa. Allora, li chiamano bergogliani. I bergogliani e i comunisti non sono due categorie separate, ma la stessa categoria. Entrambi infatti adorano falso Papa Bergoglio, adorano i clandestini assassini, odiano chi non vuole vaccinarsi, leggono la Repubblica, sono pro aborto, pro eutanasia, pro LGBT, se non condividi le loro idee sei fascista, entrambi amici dei peggiori massoni che ci stanno rovinando e che ci vogliono schiavi, odiano i cristiani, sono favorevoli al piano satanico del New World Order, sia gli uni che gli altri andranno a popolare l'inferno. Comunque non è colpa loro, perché Bergoglio si comporta da Bergoglio per interesse, ma i bergogliani lo seguono perché sono ignoranti e stupidi. Ma quindi conosciamo un po' meglio quest'essere demoniaco, colui che alle cronache è noto come Papa Francesco, ma che in questi gruppi ha ben altri nomignoli. Sto parlando dell'anticristo, discepolo dei demoni, Satana, lo stregone dell'occhio triangolare, un pedofilo satanista amico dei Rothschild di Bill Gates, Bergoglio idolatra, eretico, apostata, adoratore della Pachamama. Madonna, ma che è un mostro di Yu-Gi-Oh! Bergoglio idolatra, eretico, apostata, adoratore della Pachamama livello 6. Allora, in breve, chi è realmente Bergoglio? Ve la faccio breve, poi se volete approfondire stoppate il video e leggete i messaggi. Non è papa, perché il conclave è invalido. È scomunicato late sentenzie. È bestemmiatore. È un eretico e uno scismatico. È un apostata, cioè ha rinnegato la propria fede. È un idolatra e un neopagano. Si è meticciato con la politica, l'ecologia, la scienza, facendosi portavoce di tutto ciò che gli hanno ordinato di divulgare. Un mostro, insomma, ma sto povero Cristo, cioè, è talmente odiato in questi gruppi che pure se dice qualcosa pro Ratzinger lo linciano, ma lo linciano male. Che ne so, ha fatto sta video intervista che mi sono visto per intero, perché insomma io sono un professionista e volevo essere sicuro di ciò che dico. In cui parla solo bene di Ratzinger, oh ma niente! Va a quel paese, brutto satanasso! Come ti permetti di parlare così di Papa Benedetto XVI? L'inferno è pronto per te! Sciacquati quella fogna che ti ritrovi al posto della bocca prima di parlare di Benedetto! Ma insomma, ma che ha fatto di male sto anticristo distruttore della Chiesa Cattolica, simpatizzante del nuovo ordine mondiale e attuatore del piano Calergi? Sono sicuro che queste sono le parole esatte usate da Papa Francesco in qualche discorso. Sicuro. Bergoglio, tu non parli di Dio, ma solo di vaccino, migranti, divorziati, gay, Islam ed ecologia. Maledetta ecologia. Tanti hanno capito che non sei il Papa. Il cardinale scomunicato Jorge Mario Bergoglio porta al petto una croce massonica. Bergoglio non sopporta la Vergine Maria. Con sta foto da sequestratore dell'anonima sarda. Ecco a voi colui che ha sostituito sia lodato Gesù Cristo con buon pranzo. Sicuro. Buon pranzo, fedeli. Andate in pace. Tenete alto questo articolo, i seguaci bergogliani devono diventare gialli per la vergogna. Il cardinale scomunicato Bergoglio ha dato così gli auguri di Buon Natale ai miliardi di cattolici nel mondo. Maria era una donna di strada, che trapper è diventato papa. Chiaro che parlando così sia acclamato dai massoni e dai satanisti di tutta la terra. Chiese costrette a chiudere, trasformate in moschee o supermercati, è la fine della cristianità. A tutto questo sta contribuendo anche Bergoglio. Sono sicuro che questo titolo faccia assolutamente riferimento a fatti veri e che stanno accadendo. La terza dose dovrebbe essere iniettata prima ai bambini. Chi obbedisce al vero papa non si vaccina! Ci mancava un po' di attitudine Novax pure qui. Ma dovevamo capirlo, che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Fin da quella notte. Ve la ricordate? Era il giorno in cui Benedetto XVI informava di voler lasciare. Poi le dimissioni non furono confermate, ma dal cielo l'idea comunque non era gradita, soprattutto perché Dio sapeva chi sarebbe venuto dopo Benedetto. Il falso profeta! E da quel momento, da quel fulmine, il male è entrato in Vaticano.
Vedete Papa e Cardinali in questa foto? Io vedo solo forze del male! Per intercessione di Padre Amort, chiediamo che il Vaticano sia esorcizzato e che i demoni tornino nell'inferno, la loro casa. Aspetta, aspetta, fammi mettere il filtro malvagità. Cacchio! È vero! Insomma, il mondo è ormai preda delle tenebre. E tutti a fare lo stesso gesto con la mano, come gli mostra il falso profeta, le corna con il pollice alzato ha un preciso significato usato nei riti satanici e fra satanisti. La gente ignorantemente lo fa senza essere consapevole che in realtà rende omaggio a Satana. Questo gesto qua, no? Quello di tipo Gerry Scotti quando imita i giovani. Oh mio Dio! Preti e fedeli che ballano latinoamericano! Oh madonna! Chiaramente il diavolo si è impossessato della loro mente e del loro cuore. Poveri loro, non solo i preti che fanno questo, anche i fedeli che lo invitano a fare ciò! Aborto di massa e matrimoni gay, segni dell'anticristo! L'Occidente è ormai sotto il suo dominio! Aiuto! Piovono feti! Aprite gli ombrelli! Comprate rosari, crocifissi e oggetti religiosi, col tempo spariranno, perché per la chiesa falsa di Bergoglio non saranno necessari. Altro che bitcoin, comprate crocifissi, un investimento sicuro. Iniziato lo scisma, preti cattolici tedeschi benedicono coppie gay. Ah, che schifo i frodi! Maschio e femmina, siamo alla nuova Babilonia, confusione di sesso, uteri in affitto, matrimonio gay e insegnamento nelle scuole per scegliere il sesso, diventare gender, peggio di Sodoma e Gomorra. Aiuto, sta arrivando il gender! Breaking news, siamo qui per convertirvi all'Islam. E tutto con l'approvazione vergognosa dell'immigrazionista Bergoglio, che invece di difendere le radici cristiane dell'Europa, predica per islamizzarla coi suoi fratelli musulmani. Un profugo siriano è stato intervistato da una televisione tedesca e ha spiegato perché lui e quelli come lui sono venuti in Europa. No, non è stato per fuggire dalla guerra, ma per riportare l'Europa all'Islam, con le conversioni e soprattutto con la sostituzione etnica attraverso l'immigrazione e i tassi di natalità più elevati. Aiuto! Stanno arrivando i negri! La scienza, donata da Dio, è al servizio dell'uomo, che non se ne serve per il suo vero scopo, ma per sostituirsi a lui! Aiuto! Sta arrivando la scienza! La scienza? Il microchip sotto pelle! Che c'entra questo? È il marchio della bestia! La punturina anticipa ciò, come scrisse San Giovanni Evangelista, tutti corsero ad adorare la bestia per farsi impiantare il suo marchio. Io no, preferisco morire. Aiuto! Il microchip! Donato! Mi sto trasformando lentamente in Mario Giordano fuori di fare sti video. Comunque, fratelli, voglio chiudere la puntata con un fremito di speranza. C'è già qualcuno che si sta adoperando per salvarci. Naturalmente un'inchiesta di BioBlu. Immancabile. Regalo di Natale ai membri del gruppo. Dichiarazione dell'anatema su Bergoglio da parte del patriarca cattolico bizantino. Me la vedo un po' come i regali di Natale delle zie. Ah, che bello, una scomunica a Papa Francesco, grazie. È quello che volevo. Ma soprattutto, la profezia di Joseph Ratzinger. Profezia di Joseph Ratzinger. Avremo presto preti ridotti al ruolo di assistenti sociali e il messaggio di fede ridotto a visione politica. Tutto sembrerà perduto, ma al momento opportuno, proprio nella fase più drammatica della crisi, la Chiesa rinascerà. Sarà più piccola, più povera, quasi catacombale, ma anche più santa, perché non sarà più la Chiesa di chi cerca di piacere al mondo, ma la Chiesa dei fedeli a Dio e alla sua legge eterna. La rinascita sarà opera di un piccolo resto, apparentemente insignificante eppure indomito, passato attraverso un processo di purificazione, perché è così che opera Dio. Contro il male resiste un piccolo gregge. Amen. Bene regas, prima di chiudere con le ultime due chicche, direi che anche per oggi abbiamo messo abbastanza carne al fuoco. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per non perdervi tutte le prossime pubblicazioni. Lasciate un mi piace, condividete il video da qualunque parte, un commento, qualsiasi cosa che possa far aiutare il canale a crescere. E vi lascio con le ultime due perle che secondo me descrivono alla perfezione quello che abbiamo visto oggi. La prima ha carattere religioso. Scompariranno croci, vangeli e rosari in nome di una religione che abbraccia tutti. Noi dobbiamo resistere e salvare la fede. Le nuove crociate. La seconda invece ha carattere un po' più generalista.
Succede che Bergoglio venerdì scorso incontra la comunità LGBT, lesbiche, gay, bisessuale, transgender, in Vaticano. Dato che tutti abbiamo una mente che ragiona, se ne deduce che la famiglia tradizionale non è gradita in Vaticano. Si accredita alla corte papale coloro che praticano condotte sessuali che Dio non approva e che anzi punisce severamente, come è successo a Sodoma e Gomorra. Una domanda dovrebbe sorgere spontanea: ma forse siamo solo noi dei pericolosi estremisti retrogradi? A voi le considerazioni e la risposta.